Noi vogliamo raccontare di Secondigliano, noi vogliamo ricicciare il libro di Saviano, noi vogliamo far successo come coi soprano, ma non capirete Luca, sei napoletano, noi vogliamo niente sbirri, neanche Montalbano, noi vogliamo le alleanze con il Savastano, ma vogliamo fare a meno di piglia o perdono. Due stagioni andiamo per gradi, ve le riassumiamo. Secondigliano, Pietro De Savastano, il capo di Ciro e lo manda in giro a piccare incendi, a badare a Gianni Gennaro, il figlio che è un buon guaglione, ma per Don Pietro è un gran coglione. Lui non dura neanche in Honduras, ma torna tutto tatuato e molto incazzato. Un sacco di gente picchia con la sua orda di bimbi minchia. Intanto Pietro l'hanno arrestato e Donna Lima, che poi sua moglie con la cazzima, spedisce Ciro in missione in Spagna, ma dopo scopre che un magna magna e una pallottola ci guadagna. Ritorna Ciro che è un tipo fido e apre il fuoco all'asilo nido, ma Jenny è vivo, respira ancora, mentre Don Pietro è con malamore, lo fanno evadere dal furgone, è già finita una stagione. Nuova stagione, Pietro fa trasloco, Ciro fa fuori la moglie, le dà fuoco. Pietro che era emigrato in Germania, spara l'andrangheta e torna in Campania. Jenny lo salva da bravo guaglione, ma per il padre rimane un coglione. Ciro intanto si allea con Conte, rivale di Pietro che ha un trans nel di dietro, fino a che Conte anche lui muore, se ne fa karaoke nel vibratore. Muoiono tutti da qui mano a mano, Lelluccio, Mulat o principe o nano. Sparano anche alla figlia di Ciro, lui si deprime e annuncia il ritiro. Chanel dalla nuora è mandata in prigione, perché a suo amante ha sparato un coglione. Jenny che a Ciro arma la mano, Ciro fa fuori Don Savastano. Jenny fa un figlio e lo chiama Pietro, che come noto tornerà indietro. Mi fido di te, cosa sei disposto a bere?